C'era una volta una donnola che per pranzo voleva solo galline e cercava tutti i giorni di procurarsene una. Non era facile però, perché il contadino stava sempre allerta e sorvegliava con cura il pollaio. Un giorno venne a sapere che alcune galline si erano ammalate e che il contadino era andato in paese a chiamare il dottore. Quale occasione più ghiotta per fingersi medico ed andare da loro. Si mise un camice bianco, si procurò i ferri del mestiere e si avviò verso il pollaio con l'acquolina in bocca. Giunta davanti alla porta, disse: «Apritemi, sono il medico, sono venuto a visitarvi!» «Che dottore sei?» rispose una gallina. «Sono il dottore del pancino, mi hanno detto che non riuscite a fare l'uovo!» replicò la donnola. «E come vorresti curarci?» chiese un'altra gallina mentre sbirciava da una finestra. «Apritemi e vi mostrerò la mia abilità», insistette la donnola. La gallina tornò dalle altre e disse loro che non si trattava del vero dottore. Così una gridò: «Stiamo molto bene, non abbiamo bisogno del tuo aiuto, stai alla larga da noi». La donnola dovette rinunciare, anche perché vide in lontananza il vero dottore e tornò verso casa affamata e delusa. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che gli uomini prudenti sanno riconoscere i malvagi, nonostante questi provino a travestirsi da buoni. Se ti è piaciuto, lascia un grande like ed un commento. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.